Ciao a tutti, andiamo a vedere insieme questo adattatore universale da viaggio marcato EETCK. L'adattatore arriva all'interno di questa confezione di plastica, andiamo ad aprirla insieme. Come potete vedere, arrivano insieme all'adattatore anche questi due cartoncini particolari. Non si capisce bene cosa ci sia disegnato. Sembrano essere comunque delle figure cinesi. Abbiamo insieme alle figurine di cartone una custodia in nylon nera, sempre utile per inserire all'interno l'adattatore. E questo qua è l'adattatore che prendiamo subito il metro e andiamo a misurarlo. Abbiamo allora 11,5 cm di lunghezza, 5 cm di larghezza e 3,4 cm di spessore. Vediamo se c'è scritto anche il peso sulla confezione, mi pare di averlo letto prima, eccolo qua. Abbiamo 260 grammi di peso, quindi abbastanza compatto e leggero. Per quanto riguarda i materiali, sono materiali abbastanza robusti, solidi, anche il cavo è robusto, un cavo che ha una lunghezza misurata prima di 1,40 m circa. Abbiamo uno spinotto, o meglio una spina che va ad attaccarsi direttamente alla corrente europea, mentre poi potete vedere questo aggancio di plastica dura che servirà ad attaccare lo spinotto sul retro, quindi ad avere direttamente l'adattatore in corrispondenza nelle vicinanze della presa elettrica. Quindi comodo anche in questo senso, comunque questo aggancino di plastica può essere usato per agganciare il filo in eccesso, il cavo in eccesso. Abbiamo sulla parte frontale inoltre quattro ingressi USB. In mezzo potete vedere questo piccolo LED luminoso che va ad accendersi, a illuminarsi quando si attacca l'adattatore comunque alla presa della corrente, mentre si va a spegnere quando si attacca un dispositivo, ovviamente con il cavetto USB. Eroga fino a 2 A, stiamo parlando appunto delle entrate USB, mentre per quanto riguarda l'ingresso che permette di attaccare prese americane o australiane, abbiamo un'erogazione massima di 2 A/220 V. Passiamo immediatamente alla fase di test. Ho attaccato l'adattatore alla presa della corrente, vedete che si illumina il LED di rosso. Attacchiamo questo caricatore di batterie della mia Nikon, come vedete lampeggia, quindi funziona. Attacchiamo adesso il mio smartphone direttamente alla presa USB. La lucina non so perché adesso non si spegne, prima si spegneva quando andavo ad attaccare il dispositivo. Comunque sta caricando anche lo smartphone. Adesso, quello che possiamo considerare è che appunto si possono effettuare più cariche. Questa è una cosa molto utile, più cariche di più dispositivi contemporaneamente. Quello che però adesso posso notare è che comunque la ricarica Quick Charge non avviene sullo smartphone, nonostante sia dotato di tecnologia Quick Charge. In questo caso quindi il cavetto USB non permette una ricarica quick charge, ma se volete ricaricare in modo veloce vi servirà questo adattatore, questo caricatore, o meglio, come potete leggere, è dotato di tecnologia quick charge. Lo vado ad attaccare qua e una volta che attacco il mio cavetto USB allo smartphone, la tecnologia quick charge in questo caso funzionerà. Potete leggere Turbo Power. Non ha messo a fuoco, comunque c'era scritto Turbo Power attivato, quindi vuol dire che sta avvenendo una ricarica Quick Charge. Mentre io ricarico i miei dispositivi, sto ancora cercando in verità di capire cosa servono questi cartoncini, forse come segnalibri, ma non lo so. Comunque spero vi sia stata utile questa recensione e se avete domande non esitate a contattarmi.